Bene, signori, sesto livello, costruendo ponti. Eccoci qua. Ok. Questo qua è uno dei miei preferiti come livelli, perché diciamo che sarà uno di quelli tranquilli. Abbastanza, diciamo, meritato dopo la maratona di prima, quindi. Questo qua per la prima volta avrete conto due civiltà, quindi. Diciamo abbastanza nuova come cosa. Anche qua partiamo, mettiamo le basi per un villaggio, ovviamente questo qua avremo molto spazio. Infatti qua vi consiglio di crearvi un bel villaggio enorme, in modo da essere a posto. Qua vi daranno l'incantesimo di conversione di base, quindi eliminate ogni caricamento di incantesimo all'inizio e prendete quello e iniziate a convertire civili. Che vedrete la mappa sarà abbastanza abbondante, vedete, sono i laghi, sono i luoghi comuni e almeno sarete a posto. Qua si svilupperà il villaggio dei gialli, qua si svilupperà il villaggio dei verdi. I verdi hanno ponti di terra come incantesimo che sarà molto comodo. Bene, prendiamo qua l'incantesimo. Allora, iniziamo. Allora. Tsunami. Sicuramente qualcuno avrà notato, in realtà, altri livelli, tipo fino al terzo o quarto, si può tranquillamente vincerli solamente con la sciamana. Sì, quello ve lo dico anch'io, però. Questi video li ho fatti, diciamo che li ho fatti per far vedere anche altri, diciamo anche per spiegare. Per il resto sì, fino al quarto così arrivate tranquillamente usando solamente la sciamana, senza usare soldati, diciamo. Bene, questi qua che sono convertiti, iniziamo, buttiamo giù altre case, dobbiamo fare un bel villaggio enorme. Così che non ci distruggano. Mentre posizioniamo adesso una sciamana dovrà convertire il più possibile. Anche perché il nemico ci ruberà questi selvaggi, quindi è meglio prenderli subito. Andiamo pure nel tetto del nemico a prenderli, che tanto importa poco. Anzi, qua ce ne sono tanti, torniamo indietro. Questi adesso prendiamo. Facciamo fare case qua. Voi direte ancora, sì. So che diventa molto meno gestibile la cosa, ma è meglio avere veramente un villaggio enorme piuttosto. E anche se non riuscite molto bene a controllarlo, piuttosto che uno piccolo e vengono, magari fanno un imprevisto come incantesimo, vi distruggono. Qua c'è una buona abbondanza di selvaggi. Facciamogli costruire anche a loro. Diciamo che ai primi tempi c'è tutta una questione di costruzione. Iniziamo subito a fare qualche prete, chissà che il nemico non ci attacchi. Cerchiamo di costruire, due guerrieri non farebbero male. Per il resto andiamo a prendere altri selvaggi. Questa volta proprio uno scopo un po' differente. Questi qua li manderemo a questo totem. Servono quattro persone, quindi. Dico subito cosa succederà. In pratica il verde ci farà un ponte di terra qua circa e ci verrà ad attaccare. E noi dovremo arrivare, una volta che l'avrà fatto, dovremo sfruttare il fatto che facendo lui ponte di terra ci darà questo totem.
da poter raggiungere. Questo totem ci darà l'incantesimo di ipnosi. Cosa fa ipnosi? Converte alla vostra tribù per un breve periodo di qualsiasi tipo di guerrieri. Noi convertiremo questo, questo qua, questo guerriero, lo faremo pregare al totem, apparirà un ponte qua e quindi il verde per attaccarci passerà dal giallo e quindi si distruggeranno un po' vicenda. Ecco che ci attaccano. Cercate sempre di essere attenti quando ci attaccano. Mettiamo subito due. Ecco che in realtà è già arrivata a rompere le scatole una sciamana. C'è cosa peggiore di una sciamana in mezzo al villaggio. Questo ve lo dico. Bene. Spero se ne stia andando. Che ha veramente rotto le scatole, anzi. Se riesco la colpiamo pure. Niente. Vedete, ci ha dato un po' di guerrieri. Siamo tranquilli. Vedete che intanto il villaggio si è espanso un po', ma noi ovviamente, avendo la possibilità, continuiamo. Quindi non fermatevi, solo perché avete qualche casa. Andiamo di convertire. Fare qualche prete in più. Qua abbiamo già un po' di guerrieri. Quindi vediamo di velocizzare un po' le cose. Ecco là, altri selvaggi da convertire alla nostra causa. Andiamo subito a far caso, tanto per cambiare. Dobbiamo avere un villaggio enorme, in modo che se ce l'attaccano non riescano in un colpo a distruggerlo. Bene, qua abbiamo già due preti, sei guerrieri, va bene, li prendiamo, li teniamo come diciamo esercito di azione. Ecco che torna la sciamana. Questa volta però ci ha rotto sinceramente un po' le scatole, quindi cerchiamo di bloccarla subito. O comunque di ucciderla. Ecco l'incantesimo che ci ha dato, di palude, molto comodo. Crea una palude dove chi gli andrà sopra morirà. E morirà, diciamo, può accogliere tipo 30 persone o 10, dipende. Dipende dalla versione per PlayStation e PC. Bene, qua abbiamo convertito. Abbiamo un incantesimo. Aspettiamo che arrivi abbastanza, purtroppo, automatica questa cosa. Ecco, sta arrivando, mi hanno detto. Noi siamo pronti ad accoglierla. Ci posizioniamo in una situazione di vantaggio in modo da lanciare gli incantesimi. Loro sono in 5, quindi farà punti di terra. Vediamo da dove passeranno. Da qua. Ecco la palude. L'abbiamo uccisa. Ovviamente però vedete. Vedete, accoglie altre 5 persone, quindi qua loro iniziano a costruire una torretta, noi al momento non possiamo fare molto, quindi ora scendiamo, cerchiamo di stare al largo per capirci e andiamo ad attaccarli, velocizzando un po' e stare attenti che i nostri non finiscano nella paluda, altrimenti anche loro morirebbero, quindi vi consiglio di dirgli di fare un giro stretto in modo che si stringano. In questo modo arriviamo qua,
distruggiamo tutto, convertiamo. L'importante è prendere l'incantesimo di ipnosi. Intanto, mentre fate azioni di attacco, date sempre un occhio al vostro villaggio, perché se un nemico attacca non si sa. Quindi teniamoci un po' di guerrieri. Ecco, ecco ipnosi. Ecco il nemico che viene a sistemarci, per capire. Diamo una mano ai nostri amici. Bene, qua intanto ci siamo fermati. Ammazziamo questo, che tanto non ci interessa avere guerriero in più. Piuttosto ammazziamo il prete, che potrebbe rompere le scatole. Bene, l'attacco l'abbiamo fatto. C'è anche una palude come difesa. Torniamo indietro, portiamo a casa quello che abbiamo guadagnato. Potremmo chiudere il varco qua mettendo un'altra palude. Non sarebbe male, anzi lo facciamo. Dato questo totem ce ne darà ancora uno, quindi ok. Una volta qua faremo ipnosi sul soldato convertito, lo mettiamo a pregare. Andrà molto veloce, essendo che ipnosi dura poco, quindi avremo questa fortuna. Convertiamo anche questo, dato che siamo qua. Eccolo qua, a posto. Ponte che si collega tra verdi e gialli, quindi dovranno prendere provvedimenti. Totem affondato, quindi anche il nostro amico, che tanto sarebbe tornato dei, diciamo, gialli, è morto. Ipnosi, abbiamo altri due bonus. Qui abbiamo preso un civile. I gialli ci hanno attaccato, come vedete. E qui bisogna chiamare i guerrieri, perché altrimenti si mette male. E vedendo da dove attaccano, piazzate da dove arrivano un prete, in modo che siete sempre coperti. Io adesso metto altri 5 preti da distribuirli un po'. Tanto qua abbiamo resistito. Vedete che, essendo molto grande, è difficile riuscire a distruggerlo. Ne faccio un'altra, proprio per dire al nemico che tu più mi attacchi più divento grosso. E con i miei 8 prescelti ormai attacco. Qua è vuoto, quindi io attacco qua. Diciamo che ecco l'ultimo incantesimo di palude di questi. Stop. Abbiamo 4 persone libere che possono tornare e diventare preti. Eccoci, le prime scaramucce, diciamo. Distruggiamo qua la torre. Questi qua li lasciamo passare, tanto verranno convertiti. E invece preoccupiamoci semmai dei preti. Sono quelli che romperanno le scatole semmai. Questi si vogliono suicidare, essendo che non possono arrivare all'obiettivo. Qua lo combattiamo. Niente che non ci vada fuori controllo in questo momento, quindi va benissimo così. Bene. A questo punto eliminiamo anche questi soldati, diciamo. Eliminiamolo. Passiamo all'altro. Bene, Shamana ci ha attaccati, eliminandoci, quindi prendete tutti i guerrieri che avete in giro e portateli, diciamo, vicini almeno all'altro prete, perché... Il fatto di morire è una cosa che succede, quindi non c'è niente di che. Portiamo indietro 6 persone dall'attacco, diciamo, che abbiamo comunque distrutto una struttura. Tanto non è che interessava far molto di più. Qua intanto vedete che si sono accorti che sono collegati ai gialli, quindi iniziano già a fare qualcosa. Qua c'è la palude, non c'è problema. Torniamo qua. Qua vedete che stiamo già sfornando un po' di preti, diciamo. Infatti a questo punto facciamone ancora. E poi, andando sulla scala, diciamo, di delle persone, prendiamo qui dentro le capanne, ne prendiamo, diciamo, 10, facendo entrare guerrieri. Intanto vedete che il villaggio continua ad ampliarsi, forse scarseggia un po' la legna ormai, ma
non è un problema. L'importante è continuare. Vedo un incantesimo di locusta, quindi è il verde che ci attacca. Poco male, noi ci riposizioniamo, diciamo, qua. Con quelli che... niente, sono inchiodati. E adesso qua, visto che non la capiscono, cosa potremmo fare? C'è una bella palude. Eliminando un po' di soldati, passano i due civili, che ci riconvertiamo. E l'attacco verde è fallito. Stiamo attenti poi quando attaccheremo a evitare la palude. Qua intanto stiamo facendo un po' di esercito. Bene, io direi che potremo anche partire, perché siamo abbastanza, diciamo, decisi con questo esercito. Quindi raduniamo 15 guerrieri e, diciamo, altrettanti preti, se non di più, 24. E partiamo. Andiamo dal giallo, visto che è quello più vicino, quindi quello che potrebbe, per così, diciamo, farci attacchi più veloci, essendo più vicino. Ma una volta presi, ah, 26 persone, ok, attacchiamo. Non stiamo qua a fare questi, diciamo, attacchi a torrette, che tanto sono inutili. Andiamo, concentriamoci proprio al villaggio. Una cosa, ovviamente, che ci sarà di particolare, che dovete cercare di eliminare con la vostra sciamana il principale problema, ovvero la sciamana nemica, che è quella che rompe veramente, quella che vi fa fallire l'attacco. Vedete? Sono messi subito a fare tutti i preti come difesa. Noi, appena arriviamo, dobbiamo eliminare queste file di... e, se possibile, bloccarle totalmente. E piano piano distribuirci i preti lungo il villaggio, in modo che sia un attacco dove non sia possibile sistemare nulla. Ecco un prete che cerca di convertirci nostro, lo eliminiamo subito. Ora verranno richiamati quelli che sono ai confini, quindi qualcuno magari tornerà. E intanto distruggiamo tutto. Abbiamo un tot di tempo prima che arrivi la sciamana, che la riuccidiamo subito. Tenetevi sempre l'incantesimo fugna, perché è molto preciso e serve proprio quello. Lo vedete, l'attacco sta andando per il meglio. Questa l'abbiamo distrutta, quindi vuol dire niente preti. Qua ci hanno fatto fuori un prete, quindi mettiamo subito a risistemare. Qua stiamo convertendo. Questo qua è un prete nemico, che è meglio sistemare subito. Qui che non fa niente, ditegli subito di distruggere, perché altrimenti iniziano a tornare alla torretta del vostro villaggio più vicina per tornare a casa. Quindi cerchiamo un attimo di approfittarcene. Ecco, ora torniamo. Andiamo a eliminare la sciamana, stavolta con i guerrieri. Spacchiamo tutto, in sostanza, proprio per com'è. Se vedete lì un prete, dategli un prete e qualche soldatino e non avranno problemi. Vedete, il giallo ormai è morto, nel senso che non è che ha molte possibilità. È morta la sciamana verde, perché? Perché avrà attaccato e sarà passata sulla palude molto facilmente. Non questa, anzi proprio questa. Sono arrivati al centro e sono stati catturati. Diciamo che ce la caveremo. Bene, questi quattro non a casa, come vedete, ma noi non dobbiamo fargli far questo. Bene, qua abbiamo vinto, abbiamo distrutto tutto e adesso, sull'onda, diciamo, del successo, è inutile tornare a casa per sistemarci, perché comunque abbiamo ancora un buon insieme di soldati, quindi prendiamoli e attacchiamo con 33. Facciamo 34. Il prossimo. Qua c'è dentro un prete che non avrà vita facile, sinceramente. Distruggiamo subito la torre senza stare lì a... visto che
singolare. Bene, procediamo. Qua abbiamo molto vicina la torretta, quindi subito qua. Avviciniamoci alla sciamana nemica e tiriamogli un incantesimo di... Ipnotizziamo questi. Abbiamo già 4 guerrieri che qua fanno un bel casino. Ancora ipnosi, ne abbiamo ancora di più. Un po' di fulmini sulle case in modo da ucciderli. Anche i nostri che sono stati combattuti, tanto sono comunque nemici. Un po' di piaga delle locuste per difendere Preti e la sciamana. E qua, tutti quelli che abbiamo, arriviamo, diciamo, alla vittoria. Come vedete. Spacchiamo tutto. Anche tutto. Deve rimanere nulla. Tutto questo mentre la sciamana non c'è. Vedete qua che ci sono alcuni preti. Sotto attacco. È normale, una volta che avete tanti soldati, un buon esercito che se ne frega dei preti, voglio dire, cioè. Soka. Scusate per l'incantesimo, ma prende un po' la mano e sembra che bisogna fare tutto un po' veloce. Eliminiamo anche questa torretta. Dove c'è un prete, come vedete, che ci sta rompendo le scatole. Una volta eliminato, prendiamoci la conoscenza, anche se finirete il livello e non l'avete presa, ce la darà comunque, quindi è solamente per, diciamo, pro forma. Andiamo nell'altra parte di casa, vedete che loro stanno già ricostruendo, quindi è un po' una questione di, anche di velocità. Vedete preti che bloccano l'ingresso, quelli che spaccano, questa, diciamo, è la base. Intanto qua ci siamo presi la conoscenza. Stanno costruendo apposta una capanna per fare i preti, proprio per convertire. Qua la sciamana è una brutta cosa vicino a questi, perché appena avrà la possibilità ci li attaccherà. Ecco ponte di terra. Bene, la sua civiltà è stata distrutta. A parte questo che sta facendo qualcosa. Bene, ora sinceramente non resta più niente, è solo da uccidere qualcosa, tipo la sciamana. Tiriamoli un po' di fulmini. Ha richiamato i soldati che erano al fronte, perché se lo racconto sono inutili, li abbiamo già uccisi. E a questo livello, diciamo, è vinto. Vediamo al prossimo.